Prima di mettere a cuocere il polpo, si deve colpire bene o congelarlo. I pescatori spesso li sbattono contro le rocce. In casa si può battere con un batticarme. In alternativa, si può congelare e usarlo dopo averlo scongelato. Tutti questi metodi causano la rottura delle fibre del cefalopode e le sue carni risultano più tenere una volta cotte.